Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Allora, dovete sapere che chi non ha la testa deve avere i soldi o le gambe. Io non ho né i soldi né le gambe e quindi devo ingegnarmi con le mani. Allora, stavo usando il mio rasaerba, 3 mesi di vita, ho beccato un sasso sotto ancorato nel terreno, affossato nel terreno, si è spento e non funziona più la trazione, probabilmente ho fatto grossi danni. Adesso devo smontare tutto, devo controllare il tirante, la corda funziona benissimo, ho visto sotto che si muove, probabilmente la puleggia dove tira la cinghia non si muove più e quindi adesso devo capire cosa devo fare per ripararlo o per cambiare tutto il pezzo, insomma. Dai, spero che questo video vi possa essere utile se vi capita una cosa del genere. Eccoci sul canale. Allora, ho già mollato questo. Cominciamo col togliere la ruota e vediamo mano a mano cosa dobbiamo smontare. Allora, il problema è qui. Forse potevo anche evitare di togliere la ruota. Allora, prima di andare avanti, di togliere l'ingranaggio, vediamo un po' se riesco ad arrivare. Forse, forse una botta di fortuna. Allora, la ruota l'ho tolta per niente, eh? Va bene lo stesso, che così ho visto com'è fatta dentro. Era una curiosità che avevo. Allora, metto la luce, vi faccio vedere forse quello che è successo. Allora, guardate dentro. Ecco, vedete la puleggia? Quella è la puleggia della lama e da lì nasce la trazione delle ruote posteriori. Tramite quella cinghia. Quella cinghia sembra che sia uscita dalla sede, dalla parte sottostante. Quindi adesso la reinserisco e vediamo cosa succede. La puleggia che vedete lì è in presa diretta col motore, quindi gira il motore e gira lei per forza. Visto che a me questo meccanismo qui funziona quando tiro la leva, ma non succede nulla, con ogni probabilità è proprio quel problema lì della cinghia della puleggia che è saltata. Adesso la rimetto in posizione e vediamo un attimino cosa succede. Magari un po' di fortuna. Bene, non ve l'ho detto prima, ma ho tolto soltanto due viti per staccare questa paratia qui. Questa paratia protegge tutta la parte delle pulegge e della cinghia. Adesso la rimetto, due viti sono soltanto. Sempre un problema trovare la posizione. Bene, lo accendo qui insieme a voi, senza trucco, senza inganno, e vediamo se ho risolto il problema senza dover smontare mezzo mondo. Funziona! Ragazzi, funziona! Meno male! Meno male. Allora, alla luce della risoluzione del problema che è stato elementare, è un video, mi rendo conto, molto semplice, forse inferiore alle vostre aspettative, o almeno alle mie, da come erano partite le cose. Allora, i primi controlli che ho fatto sono stati quelli di controllare. Ecco, qui vedete, ho tolto il gancetto che teneva il filo, adesso lo rimetto. Il primo controllo era quello di vedere se funzionava la trazione del filo d'acciaio. Questo è quello che comanda la trazione. Quindi ho smontato qui. Ci sono 4 viti e ho controllato che il meccanismo funzionasse perché all'interno di questa plastica c'è un fermo dove viene incastrato questo filo qui, come le biciclette, in pratica viene bloccato lì, così che possa scorrere questo filo all'interno. Se salta quella plastichetta lì, ovviamente scorre tutto il filo con la guaina e non può funzionare. Quindi questo è il primo controllo che ho dovuto fare. Poi ho controllato da sotto, senza aprire niente, che il filo muovendosi muovesse anche la leva che comanda la puleggia e quello funzionava, però nonostante quello non succedeva nulla, quindi la trazione non funzionava. Quando ho tolto quella plastica lì, ho visto che per fortuna la cinghia aveva scavallato la puleggia. Ecco, lì ho capito che forse ce l'avrei fatta con 20 minuti di lavoro. In caso contrario, avrei dovuto smontare
il blocco di trazione qui, vedere se potevo revisionarlo, altrimenti bisognava comprarlo. C'è da dire che avendolo preso su AgriEuro, tutti i ricambi sono disponibili. Una volta che si fa l'acquisto, c'è un esploso con tutti i ricambi, dal motore alla ruota per esempio, e lì si possono acquistare. È una grande comodità. Non è un video sponsorizzato, a me è successo adesso, quindi come vedete ero pronto a dover cambiare il blocco di trazione, ma ero abbastanza tranquillo perché comunque l'avrei trovato lì come ricambio. Bene, spero che questo breve video vi sia stato utile, almeno per capire come arrivare là sotto, come fare i controlli preliminari prima di smontare tutta la trazione. Se vi è piaciuto il video e volete lasciare un like, ve ne sono grato, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella. Vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro una buona giornata.